Allora, senta, le volevo dire, la provincia di Crotone è piena di strutture residenziali, ma mancano dei centri diurni e ambulatoriali. Ora, quello che mi chiedo, nel passato alcuni imprenditori hanno cercato di fare il passo più lungo della gamba creando, diciamo, questo problema all'interno della sanità? Grazie. Grazie, mi pare che c'è adesso Ciro, Marina, pronto? Pronto? Sì, abbassi il volume perché lei sta seguendo attraverso il digitale terrestre, grazie. Se può abbassare un attimo. Ho abbastanza. Prego, la domanda al Presidente. Buongiorno Presidente, buongiorno Sopremeni. Senti, io sono Buongiorno. un piccolo imprenditore di Ciro Marino insieme a mia moglie. Vorrei sapere se la Regione Calabria sta facendo qualcosa per questi imprenditori già avviati con partita IVA e tutto, invece di prestiti d'onore come sempre. Qualcos'altro, questa è la mia domanda. Grazie. Se sta facendo qualcosa per noi piccoli imprenditori. Grazie. Ripartiamo dalla prima telefonata. C'è un'altra? Sì, prego. Prego, Presidente. Allora, la prima era Porti, sui nuovi porti. porti, porti. Sui nuovi porti. Noi abbiamo in Calabria una carenza di posti barca rispetto alla media nazionale. Senta, le faccio vedere una cosa, non so se riesco a fargliela vedere perché proprio i porti ne abbiamo avuto quelli che del no per il porto a Scalea. Non so se lei lo sa, No, no, no. vogliono creare il porto, un Sì, nuovo no, porto a Scalea. sono stato io a Scalea a presentare, diciamo, il progetto, Ah, l'iniziativa che si e stava c'è avviando, adesso anche anche il comitato per il no. il comitato Vabbè, per il no. per Anche perché lì carità. c'è la Torre Talao che. Questo insediamento è importantissimo, sembra che potrebbe creare grandi danni e quindi qui è venuta in trasmissione insieme a quelli del porto, il no per il porto a Scalea, anche per la biodiversità, per quanto riguarda il paese qui sopra, come si chiama il paese che vogliono per la biodiversità? Biomass, ed è precisamente qui a Sorbo San Basile, un altro per il no. E quindi questo bisogna valutare perché come sempre come TAV sì, TAV no, e qui c'è anche per Certo. la parte nostra. Per i porti, prego. Dicevo, quindi per i porti abbiamo questa carenza di posti barca. Ci sono, credo, in fase di realizzazione una decina di nuovi porti e noi abbiamo inserito altri 9-10 porti che ovviamente danno intanto una risposta strategica, cioè la Regione consultando anche gli amministratori, quindi condividendo con sindaci la necessità di realizzare una nuova portualità, abbiamo fatto questa sorta di atto deliberativo che rappresenta un po' il master plan, quindi una individuazione che ci consente di dare un ok, qualora, perché qui è il limite, degli imprenditori e degli amministratori volessero avviare la realizzazione di un porto. Per me Allora, la Simeri male perché i privati hanno. Simeri è tra questi. Simile tra questa. Allora, noi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che intanto questa, diciamo così, questa approvazione ci consente di fornire una risposta e quindi dare una sorta di autorizzazione all'avvio di questo tipo di confronto. Significa arrivare a investire, quindi attraverso il project financing, attraverso investimenti quindi privati. Cioè la Regione non ha le risorse per la realizzazione di nuovi porti e poi sappiamo che i porti spesso sono porti che vengono costruiti ormai da imprenditori perché Privati. hanno un interesse reale. Basta vedere cosa accade nel porto di Tropea, nei pochi porti funzionanti del nostro territorio ci rendiamo Per 5 conto anni è che stato c'è premiato il porto di Tropea. una grande opportunità e quindi noi possiamo rappresentare sotto questo punto di vista un luogo di approdo perché siamo baricentrici. Mentre diciamo, si va verso nord, si può arrivare qui, insomma, è un po' centrale la nostra regione. E quindi creare tutti questi porti significa, nell'ipotesi di realizzazione totale di questi porti, supereremmo anche la media nazionale in termini di posti barca, perché oggi abbiamo una carenza notevole, non so quanti Però migliaia li di dobbiamo posti barca completare in questi meno, porti, certo, perché se però li ribadisco, realizziamo e no, rimangono no, però incompleti. ribadisco. Il tutto è in mano agli amministratori locali Sì, lo e so, lo so. quindi ai privati. Noi abbiamo un ruolo, ma non mettiamo le risorse, questo va ricordato. Dopodiché c'è anche il porto, ad esempio, di Cetraro, Cetraro, assolutamente sì, quasi c'è quello pronto. di Cetraro già manca Roccella, poco. c'è quello di Roccella. Ci sono una serie di porti che funzionano e Lei lo sa che il funzionano porto di Corigliano è anche abbandonato, sì? discretamente. Quello purtroppo Eh? poi sono altro tipo di, quello è un porto con una finalità diversa. E quindi lì mancano le navi che dovrebbero fare ben altro tipo di intervento e questo non è neanche facile. Però
sulla portualità turistica, perché è importante evidenziare questo tipo di ruolo della Calabria? Perché, ad esempio, il Mediterraneo è uno dei luoghi più attraenti che esistono. Certo. E quindi io ricordo in un'esperienza, diciamo così, di studio in America, nello stato di New York, ad esempio ricordo un capo dipartimento dello stato di New York che mi diceva nel 95-96 il modo che loro hanno, diciamo, utilizzato, come hanno utilizzato loro, hanno sfruttato al meglio il mare o comunque i fiumi e così via, perché lì hanno creato degli strumenti importanti. E quindi mi diceva che la Calabria, nel contesto europeo e così via, proprio per la sua centralità, la sua baricentricità rispetto al Mediterraneo, potrebbe essere appetibile e attraente. Basta guardare cosa accade a Reggio Calabria, ad esempio, dove c'è un'azienda che ha forse una ventina di barche, che affitta le barche in noleggio, a noleggio, 6 mesi l'anno forse. Qual è il concetto? Che la gente può arrivare anche dagli Stati Uniti, atterrare in Calabria, a Lamezia Terme, e poi andare al porto di Lamezia Terme, noleggiare la barca e farsi il giro del Mediterraneo e stare in navigazione magari 15 giorni e poi ritornare, riprendere l'aereo e ripartire. Cioè abbiamo delle potenzialità che sono quelle di avere le barche che possono, diciamo, di proprietà dei calabresi che possono stare qui, perché ad esempio una parte delle barche di Reggio Calabria andavano tutte in Sicilia. Le isole? No, andavano tutte a Taormina? Neanche, comunque a Porto Rosa? A Porto Rosa, bravo. Ci sono centinaia di regini che hanno la barca a Porto Rosa. Sì. Adesso non so quanti abbiano ancora la barca, quanto non ce l'abbiano più, però voglio dire, in Calabria si possono creare questo sogno. Però mi viene in mente Porto Rosa, mi viene in mente i laghi di Sibari, che abbiamo 2500 posti barca e che non aiutiamo questi signori che si sabbia ogni anno e diventa quasi lo zimbello per la Calabria, questo fatto dei laghi di Sibari, che è privato, ecco, lo so benissimo. Bravo. Perfetto, è corretto aggiungere che sono privati. Però credo che il privato, se non sono in grado di gestire un patrimonio straordinario, che sono delle ville con dei posti barca dove potrebbero essere anche per la Ionica un aiuto importante. Quello è un aiuto importante perché ci consente di creare. Problemi per il microfono? No, ci siamo, adesso ci siamo. Sì. Ci consente di creare, diciamo così, un altro canale di collegamento che è quella delle autostrade del mare, insomma, del mare. E quindi senta, Presidente, siccome siamo legati un attimo al turismo, abbiamo preso ci sono state degli articoli, delle dichiarazioni, dei comunicati stampa di Federalberghi. Vorrei che la mia delegata di produzione leggesse per un attimo 3-4 domande che noi giriamo al Presidente. Guardi che sono importanti e fanno pensare molto, perché da questo credo che è importante uscirne fuori anche per quanto riguarda il turismo. Federalberghi, che è una delle associazioni più importanti in Calabria, credo che lei lo sa benissimo. Certo. Sentiamo quali sono queste domande che abbiamo girato. Prego. Un attimo il microfono, il tempo di collegare anche. Alziamo l'audio della mia delegata, prego. Il rapporto dell'Osservatorio Turistico Regionale, organo di ricerca e statistica dell'Assessorato al Turismo Regione Calabria, tanto vantato dal direttore Rio, nel rapporto denuncia che a fronte degli 8 milioni... Possono sistemare l'audio in studio? Abbassate l'audio per favore, è troppo alto in studio, grazie, prego. A fronte degli 8 milioni di presenze turistiche registrati negli hotel che pagano tasse e imposte per mezzo degli hotel, ci sono oltre 84 milioni di turisti abusivi che in case estive, residence eccetera, sovraccaricano la gestione dei rifiuti, delle fogne, dell'acqua, delle spiagge senza pagare nulla. Sono anni che il presidente di Federalberghi denuncia questo stato di illegalità. Perché la politica, invece di mettere l'ennesima tassa agli alberghi, accontentandosi solo del 10%, non recupera il sommerso? E qui ci sono i comuni. Mi dici l'altra, per favore? Quest'anno alla BIT di Milano. Alziamo poco, grazie. Quest'anno alla BIT di Milano è stato presentato il rapporto dell'Osservatorio Turistico Regionale, denunciando che il 56% dei bed and breakfast aperti in Calabria non sono mai stati aperti. Una buona parte di questi hanno ricevuto finanziamenti a sportello senza alcuna rendicontazione. Il presidente della Federalberghi ha denunciato la vergognosa situazione. Vogliamo avviare dei controlli facendoci restituire da chi ha truffato la pubblica amministrazione?
Ancora un'altra. La legge regionale recita che i bed and breakfast devono essere abitati dai legittimi proprietari, cioè quest'ultimi devono vivere nell'appartamento adibito a tale scopo, ma così non è. I bed and breakfast non possono generare reddito, ma quanto incassato deve essere considerato un sussidio alle famiglie che ne hanno bisogno, consentendo a chi ha figli che studiano fuori di casa di fittare i letti momentaneamente liberi, al fine di poter recuperare piccole risorse per sostenere i figli impegnati nello studio. Oppure è stato fatto per aiutare gli anziani con pensioni minime, i quali figli sono andati via, avendo realizzato una famiglia a sé, per affittare i letti ormai vuoti ed integrare lo scarso reddito. Non possono assumere personale e non possono avere un incasso superiore a 5.000 euro, perché gli enti preposti continuano a finanziare improbabili imprese che non lo sono e non esercitano il giusto controllo? Grazie, stop. Ecco, è importante, perché se il B&B nasce per fare questo e poi addirittura molti li prendono per sistemarsi casa, ci deve essere un controllo, Presidente, e in merito anche a quello che ha dichiarato Federalberghi, perché abbiamo estrapolato alcune richieste che aveva fatto e invitato la Regione. Prego, Presidente. Ma io... Poi, vabbè, Vittorio Camidi lo conosce bene, sì, Presidente. Vabbè. Sì, sì, non voglio entrare nel merito di una sorta di, diciamo così, di conflitto, di polemica che ormai conosco da diversi anni. Con Federalberghi? No, non voglio entrare in questo conflitto, nel senso che tra B&B e alberghi, perché? E la tassa del 10%? No, quello no, un altro discorso, nel senso che c'è questa rivendicazione ormai da tanti anni, questa lamentela del fatto che ci sono in Calabria tutti questi bed and breakfast, affittacamere e tutta una serie di cose. Non è che questi sono degli abusivi, non possiamo dire... Chi viene in Calabria deve venire in albergo ospite, altrimenti non può entrarci, no? No. Non mi pare di capire che questo sia un primo punto fermo da, diciamo così, da ribadire, perché è vero che esiste la crisi del settore, perché comunque si lavora pochi mesi l'anno. Io continuo a lavorare con una mia idea di turismo che il Presidente Caminiti e molti altri, mi pare di capire, in più circostanze condividono, forse loro l'hanno diciamo così, portato avanti ancora prima di me, essendo esperti del settore, che noi dobbiamo cercare di riempire i nostri alberghi, i nostri affittacamere, i nostri bed and breakfast, tutti gli spazi possibili e immaginabili che ci sono in Calabria, non soltanto nei pochi mesi estivi, ma anche nei mesi, quindi il famoso processo, diciamo, la famosa azione della destagionalizzazione. L'esale della tassa dei comuni che hanno messo invece questa tassa. La destagionalizzazione esiste dappertutto, se un comune decide di farlo, purtroppo io sono contrario, ma se un comune decide di farlo, non è la tassa che sposta, non sono i pochi euro che spostano, diciamo così, la presenza o meno di un turista. Allora, qui non serve, ribadisco, fare la guerra contro gli altri. Qui dobbiamo tutti quanti condividere l'idea che lo sforzo che deve fare oggi la Regione Calabria è quella di recuperare un'utenza e un turista in periodi esterni. Perché dico questo? Luglio agosto dice che arrivi settembre-ottobre oppure maggio-giugno. Perché lì non dico questo. Poi, per carità, se c'è chi ha avuto i soldi per i bed and breakfast e ha fatto altro... Questo, ma anche invece, questo dice. Questo non lo so, per carità possiamo anche attivare i percorsi di controllo, sì, i numeri a volte sono in libertà, però per carità io vorrei avere qualche indicazione, visto che, diciamo così, Federalberghi sa, se sa Federalberghi magari ci può, no, ma anche la Regione non serve... ci può così comunicare e noi facciamo un confronto, certo, per verificare se è vero che il bed and breakfast che ha ottenuto risorse pubbliche per avviarsi e poi non è stato avviato, oggi diventa l'abitazione semplice di alcuni cittadini. Quindi vado sopra, perché a me questo aspetto dell'illegalità, cioè, mi interessa, ma non mi interessa la diatriba, perché non è che andando contro i bed and breakfast, gli affittacamere, io ho risolto il problema della Calabria. E né tantomeno, Lino, il problema che dobbiamo capirci.